leggendo la lista del vostro unico, vi ritrovate a non capire quali possibili combinazioni tra carte esso nasconde? Andate quindi alla ricerca di fonti dalle quali attingere sapere, ma senza riscontrare successo? Avere una guida pronta, la terza per l'esattezza, semplificherebbe la vostra vita sul crogiolo? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Di sicuro, se siete appena arrivati sul crogiolo, vi ritroverete a dover fare i conti con la lettura della lista dell'unico che avrete appena acquistato, ma senza comprendere appieno neanche le carte che un determinato set dovrebbe avere al suo interno, risulterà piuttosto difficile capirne la reale potenza. Quindi ci si affida al classico metodo, ovvero scansione QR, DOC, valutazione SAS e da lì si seguono due vie. Valore alto si tiene, valore basso si cestina. Ma dopo la realizzazione dei tornei SAS Cup, Dio benedica chi li ha ideati, qualsiasi mazzo scoperto potrebbe avere delle potenzialità praticamente illimitate appartenenti alla propria categoria. Per agevolare ancor di più la presa in considerazione di ogni singolo unico presente in Keyforge, John Ziegler ha pubblicato sul blog Tame Shippers, gestito da Aurori Nara, un argomento che è stato trattato qui sul canale in due video passati. Prima di iniziare, piccola informazione di servizio. Domenica prossima, 20 marzo, dalle ore 9 di mattina, presso l'hamburgeria Arcade & Food di Roma, si terrà il torneo Special Sunday Event di Flesh & Blood, che vedrà diversi combattenti provenienti da ogni angolo d'Italia sfidarsi in battaglie formato Blitz. Nella schermata che state guardando in questo momento ci saranno tutte le informazioni necessarie che vi serviranno se vorrete partecipare. In più il sottoscritto, in compagnia di Pietro del canale Flesh & Blood Italia, link in descrizione, forniremo il commento tecnico al tavolo streaming. Cosa state aspettando? Unitevi a noi dal vivo o attraverso la diretta creata appositamente, seguitemi su Instagram e rimanete aggiornati sulle storie che pubblicherò personalmente per comunicarvi tutto ciò che ci sarà da sapere per sintonizzarvi, per vedere dal vivo gli eroi di Wraith entrare nella leggenda. Vi aspetto numerosi. Ed ora andiamo a scoprire assieme cosa ci attenderà in questo terzo atto de... altre, e sono tre, 10 combo di Keyforge che forse non avete mai sentito prima d'ora. Andiamo a dargli un'occhiata. La prima sinergia vedrà il binomio di casa Federazione Stellare tra ufficiale Radio Hinks e Rocketer Triska. Questa combinazione vi permetterà di pescare un gran numero di carte dal vostro mazzo. Ma in che modo? Per prima cosa dovrete avere la marea a vostro favore e preferibilmente una linea di battaglia abbastanza numerosa. Dopodiché potrete far scendere in campo Hinks, posizionandola su un fianco attivando il suo effetto. Una volta trovato l'ufficiale Radio Gross nell'unico, andrete a giocarlo dall'altro lato della linea di battaglia, quello opposto a Hinks per intenderci. E se avrete posizionato l'umana ufficiale vicino a Triska, ecco che potrete utilizzarla immediatamente andando a raccogliere, innescando il suo effetto combattimento raccolto, che vi farà pescare carte pari al numero di servitori che ci saranno tra lei e Gross. Attenzione però, dato che l'effetto dei due ufficiali si attiverà solamente se uno dei due si troverà nel mazzo, e non nella pila degli scarti. Quindi se accidentalmente uno o l'altra verranno distrutti in battaglie precedenti, l'intera combinazione di carte non si attiverà. Animatron e Fontana dell'Occhio vedrà lo scambio intercasa Logos Sanctum in questa seconda sinergia. Questa combo mi ha incuriosito davvero molto, dato che, come è stato annunciato tempo fa dalla casa madre, le ambre sugli artefatti, una volta distrutti, verranno rimosse dal gioco e non assorbite dalla riserva avversaria. Ciò può portare questa sinergia ad essere davvero pericolosa, dato che attivando l'animatron potrete permettere alla fontana di diventare un servitore. Di seguito, distruggendo una creatura avversaria, attiverete l'effetto Omni dell'artefatto Sanctum, che catturerà un'ambra su di esso.
per poi, alla fine del turno, riacquisire la sua vera natura tornando nella seconda linea sul campo di gioco, portando con sé, nell'oblio, la pietra che avrà catturato. Ancora meglio se al posto della fontana ci sarà l'anfora captura, che grazie al suo effetto permanente vi permetterà di ridurre rapidamente le ambre dell'avversario ogni volta che giocherete carte con qualsiasi icona bonus stampata su di essa. Attenzione anche qui, se distruggerete l'artefatto di Menuto Servitore durante una battaglia, tutte le ambre accumulate su di esso verranno consegnate al vostro rivale, come regolamento vuole. Quindi utilizzate questa sinergia solo ed esclusivamente per danneggiare il vostro avversario. Terza combinazione vedrà la pozione dell'invulnerabilità di Casa Sanctum fare coppia con il Ratto della Piaga di Casa Ombre. Avendo già diversi servitori sul terreno, giocando i ratti, rischierebbe di demolire l'intera board sia vostra che quella avversaria, rimanendo soltanto con delle creature con forza 1. Ma con l'utilizzo dell'artefatto Sanctum potrete utilizzare il suo effetto Omni, preservando ogni singolo alleato sul campo di battaglia dai danni derivanti da qualsiasi fonte. In questo modo potrete utilizzare l'effetto dei ratti senza troppi pensieri, infliggendo danni consistenti alla board rivale, mantenendo intatta la vostra. Se poi avrete 4 ratti in mano, 10 danni ad ogni servitore non ratto saranno davvero pesanti da sopportare, anche per il campione più forte dell'unico del vostro avversario. Quarta combo vedrà l'accoppiata tutta dis tra Tholas e Tre Sorti. Di solito Tholas non sarà una creatura che, quando la si troverà nel mazzo, si faranno salti di gioia, perché il più delle volte non avrete la possibilità di utilizzarla a vostro vantaggio sfruttandone il pieno potenziale. Ma attraverso l'utilizzo di Tre Sorti potrete finalmente trovare uno scopo per il piccolo Imp. Infatti dopo l'utilizzo dell'azione non solo andrete a distruggere le 3 creature più forti sul campo, preferibilmente bersagliando quelle avversarie, accumulando 3 ambre, ma ne otterrete anche una quarta grazie all'icona bonus stampata su Tre Sorti. Dopodiché preoccupatevi di togliere di mezzo Tholas il più velocemente possibile, per non lasciare un vantaggio a chi vi giocherà contro. Infornace e il rituale di Tognat ci offriranno la quinta combinazione di carte. Credo che qui le spiegazioni siano superflue. Giocate il rituale per ottenere 3 ambre, poi fate entrare in campo il Demone Dis e rimuovete dal gioco il rituale e qualche altra carta fastidiosa dalla pila degli scarti, per far perdere minimo 3 ambre al vostro avversario. Ciò permetterà a voi di dormire sogni tranquilli, dato che agendo sul vostro stesso rituale, quest'ultimo non sarà preda facile di infornaci avversarie. Facile, semplice, lineare. Soggetto Kirby e Regina Oscura Gloriana vedranno questa sesta sinergia intercasa tra Federazione Stellare e Selvaggi. In questo caso si andrà ad utilizzare l'effetto gioco del soggetto per creare una reazione concatenata con quello della regina. Lo svolgimento sarà il seguente: giocate Kirby, innescatelo e di seguito fate scendere in campo Gloriana, innescate anche lei e riprendete in mano Kirby, rigiocatelo ed attivate nuovamente il suo effetto, andando ad impiegare ulteriori carte dalla vostra mano. Ciò non vi farà di certo vincere il match, o almeno non sempre, ma fornirà un'accelerazione niente male per lo svolgimento di strategie future atte a mettere la parola fine sull'incontro. La Federazione Stellare ci offrirà la settima combo tra Diplomatico Agung e Azione Congiunta. Immaginate di avere in mano 2 casate, Federazione e Dis, di avere in mente un grande turno combinando gli effetti gioco delle carte che avrete in mano, ma di non poterlo realizzare dato che vi servirebbe un turno in più per concretizzare il tutto.
Con l'aiuto del diplomatico Agung potrete svolgere la vostra strategia con successo senza aspettare, grazie anche al supporto dell'azione stellare Azione Congiunta. Come potrete fare? Giocando Agung potrete scegliere Dis e di conseguenza, attivando il suo effetto, lo Krxix apparterrà fino alla fine del turno sia alla Federazione che alla fazione dei demoni violacei del Crogiolo. Utilizzando in seguito l'azione ed essendo presenti sul campo di battaglia, un servitore, che apparterrà però a due case, potrete letteralmente svuotarvi la mano, mettendo in pratica la vostra manovra per creare non pochi problemi ai turni futuri avversari e permettendovi così di accelerare il vostro stile di gioco. L'ottava sinergia vedrà Implosione fare coppia con Custode dell'Anima. Semplice, ma di grande effetto. La sua risoluzione vedrà la miglioria piazzarsi sotto un vostro servitore Dis. In mutazione di massa è pieno di demoni o imp appartenenti a questa casa che si vorranno distruggere, come l'Impvestigatore, il Sacro Immondo o lo Strisciante Implacabile, per poi utilizzare l'implosione su quel servitore, distruggendo la vostra creatura, risolvendone eventuali effetti ed una creatura avversaria che non sia la più forte sul suo terreno. Ed una volta che si sarà risolto per intero il testo dell'azione, attiverete quello della miglioria che andrà a bersagliare il servitore più forte sul campo rivale. In questo modo avrete un 2x1 che avrà soltanto beneficiato voi, danneggiando chi vi giocherà contro. La nona e penultima sinergia vedrà il binomio Tutto Casa Repubblica Sauriana tra Interessi della Città-Stato e Ricchezze Sepolte. Da quando sono apparsi sul Crogiolo, i Sauriani hanno sempre avuto gli interessi a loro disposizione. E quest'ultima carta si è sposata bene, benissimo, con altri elementi di espansioni passate, come ad esempio l'assioma di Grisk, il senatore Bracchus, la curia sauriana e ultima, ma non per importanza, l'azione antico potere. Ebbene, con l'arrivo di Ondata Oscura, con Ricchezze Sepolte, si è andata ad aggiungere un'ennesima freccia alla faretra da utilizzare in combinazione con gli interessi della città-stato. Dato che se avrete la marea a vostro favore, potrete giocare per prima cosa interessi per poi innescare l'effetto di ricchezze. In questo modo, se avrete una board numerosa, arrecherete un grande danno alla riserva avversaria, che si vedrà privare di ogni ambra presente in essa. Unica nota negativa sarà il dare la possibilità ai servitori rivali di spostare ogni singola pietra catturata su di essi nella riserva di chi vi giocherà contro. Ma dato il fattore costo-beneficio, credo che chiudere un occhio su due o tre ambre regalate al vostro avversario non vi cambierà poi così tanto le carte in tavola, soprattutto se la fine del match sarà ad una manciata di turni. Decima ed ultima sinergia ci verrà offerta dalle casate Dis ed Ombre, attraverso l'azione Spezzachiavi e l'artefatto Pungiglione. Funzionerà così. Aspettate che il vostro avversario vada in check e nel vostro turno giocate Pungiglione. Poi aspettate che egli avrà forgiato, magari anche a costo maggiorato grazie all'effetto della frusta dei sogni infranti, per ottenere le ambre utilizzate dalla forgiatura rivale. Una volta che toccherà nuovamente a voi, vi basterà scegliere Dis, utilizzare l'azione di Casa Demoni, spezzare una chiave avversaria e restituirgli 6 ambre. Quindi, dopo aver fatto la vostra giocata, non vi resterà altro che passare il turno per vedere aumentare in automatico il numero di pietre nella vostra riserva senza aver fatto il minimo sforzo. Ricordate di scegliere ombre nei turni successivi per distruggere il pungiglione e svincolarvi dal suo effetto, per potervi permettere così di iniziare la scalata verso la tanto desiderata terza chiave. Se poi avrete nel mazzo dei key cheat, potrete creare delle chiavi in pochissimo tempo anche con la presenza dell'artefatto ombre sul terreno.
Come già anticipato ad inizio video, potrete trovare i due capitoli precedenti attraverso la scheda appena apparsa in questo momento, così da scoprire quali altre sinergie si nasconderanno negli unici che avrete in vostro possesso. Inoltre in descrizione troverete il link che vi riporterà direttamente all'articolo di blog che ha ispirato la creazione di questo contenuto. Coraggio allora, aprite il vostro Master Vault e scoprite quali tra queste combinazioni di carte si nasconderanno nei vostri mazzi, così da poterle utilizzare, magari perché no, proprio nei tornei SAS Cup che verranno organizzati vicino casa vostra. E voi, quante di queste sinergie conoscevate già? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.